Hi guys, bentrovati a tutti. Silenziosità su repliche elettriche, quando, come e perché. Ovviamente il video va riferito in primis ai nostri silenziatori a sgancio rapido e colgo l'occasione per fare un po' di chiarezza su questo punto che da molti è veramente richiesto perché dicono io vorrei la replica elettrica silenziosa come si fa perché per come cosa fare cosa non fare allora prima di passare ai nostri silenziatori alla spiegazione e dopo vedremo anche la prova sul campo quando una replica è silenziosa allora prima del silenziatore prima di capire quale canna mettere Prima di capire quale silenziatore mettere, come metterlo, di che lunghezza, con quale eh, materiale fonoassorbente CONI, c'è da dire ragazzi che la silenziosità sull'elettrico proviene da qui dentro, se la meccanica non è fatta. In modo perfetto la replica non sarà mai silenziosa potete fare quello che volete la replica fischierà il suono non sarà cupo non sarà ovattato se non viene utilizzato un gruppo ara idoneo se la chiusura dello spingipallino con il nostro gommino non è idonea se la nostra molla è sovradimensionata perché abbiamo perdite se i nostri ingranaggi non sono spessorati bene, se le nostre boccole non sono perfette, se il nostro motore non ha un'angolazione perfetta, se il suo allineamento non è perfetto, se manca una di queste cose, iniziamo subito con il piede sbagliato perché non sarà assolutamente possibile avere una replica quantomeno più silenziosa possibile. Quindi. A patto che abbiamo una meccanica super silenziosa, quindi fatta bene, gruppoare idoneo, senza perdite d'aria, con il motore giusto, accoppiata conica, pignone, ingranaggio conico giusta, allora ok, si passa all'anteriore. E qui arriva il nostro silenziatore che non ha nulla di appena inventato, noi abbiamo studiato il nostro modo, la nostra geometria a tre sezioni conici per ovattare il più possibile il flusso d'aria in uscita. Quindi come siamo intervenuti? Questo è il nostro spegnifiamma a sgancio rapido, questa è la prima parte del nostro silenziatore che... Innestato da questo risultato. Questo è il nostro spegnifiamma innestato sul nostro silenziatore. Questa è la prima geometria che andrà qui, quindi andrà perfettamente sopra l'uscita dello spegni fiamma a deviare la prima parte. Quindi questa è la nostra prima sezione conica, dopo di essa andrà la seconda con una geometria diversa. E dopo la seconda avremo la terza e ultima che sarà chiusa dentro la nostra parte finale del silenziatore. Quindi tutte queste geometrie: 1, 2, 3. Ovviamente, all'ultimo, la poca area che rimane, il poco flusso che rimane in eccesso verrà chiuso. Quindi questo è il risultato finale quindi ripeto tre geometrie coniche studiate in modo tale da spezzare il flusso d'aria ovviamente questo è un silenziatore ora non fissato nel modo idoneo quelli in commercio non saranno così, questo è solamente per esposizione. Quindi andiamo a vedere come si presenta sulla replica e dopo questo video andrò fuori e lo sentiremo da un metro su stanza chiusa, quindi con rimbombo e lo sentiremo fuori all'aperto a circa 8 metri di distanza. Questo è il nostro silenziatore che si presenta. Installato sulla replica, due secondi è montato e in tre secondi lo possiamo rimuovere a nostro piacimento. Andiamo fuori.